Buonasera a tutti e benvenuti. Nel video di oggi vorrei parlarvi, di come poter compensare a livello fiscale le minusvalenze che eventualmente dovessimo ottenere nei nostri investimenti, appunto per evitare di pagare le tasse sulle plusvalenze che dovessimo ottenere su altri acquisti o vendite di strumenti finanziari che facciamo. Si tratta di un meccanismo abbastanza semplice, ma ci sono tutta una serie di accortezze importanti da seguire. Alcune piccole, diciamo, minuzie, definizioni fiscali che appunto possono eventualmente vanificare questo effetto invece utile. E quindi ecco, io questa sera cercherò un po' di fare così un quadro, diciamo, un po' più dettagliato di questo sistema, delle accortezze da utilizzare in maniera tale appunto da sfruttare questo piccolo vantaggio, insomma, che però può diventare anche tradursi, diciamo, in centinaia, se non migliaia di euro risparmiati legalmente, appunto. Come già avevo parlato brevemente nel video in cui facevo un po' il quadro complessivo di tutta la tassazione sugli strumenti finanziari, conti correnti, eccetera, avevo appunto accennato anche alla tassazione sulle cosiddette plusvalenze. Plusvalenza consiste nella differenza positiva tra un prezzo di vendita e un prezzo di acquisto di uno strumento finanziario. E appunto su questo importo, diciamo così, guadagnato, ecco, usando un termine generico, andiamo a pagare una imposta pari al 26% solitamente di questo importo fisso, oppure in alcuni casi del 12,5% se si tratta di plusvalenze ottenute in titoli di Stato italiani o anche di altri paesi, purché siano nella cosiddetta white list, cioè nel senso non siano, secondo l'Agenzia delle Entrate, dei paradisi fiscali, ecco. Quindi anche non solo stati, ma anche enti sovranazionali, come ad esempio la BEI, Banca Europea degli Investimenti, ad esempio. E in questi casi, diciamo, la tassazione è agevolata al 12,5%. In tutti gli altri casi, plusvalenze su azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari, ETF, eccetera, vi è una invece aliquota fiscale fissa pari al 26%, che appunto noi dovremmo andare a pagare su queste plusvalenze. Tuttavia, che cosa succede se invece avviene malauguratamente l'effetto contrario? Cioè, se noi acquistiamo un titolo a un certo prezzo e poi magari dobbiamo venderlo a un prezzo minore, quindi in quel caso otteniamo la cosiddetta minusvalenza, che è appunto l'opposto, cioè sostanzialmente una perdita, ecco, sui nostri investimenti. Se noi per esempio compriamo 1.000 azioni di una certa società a 1 euro l'uno e rivendiamo queste 1.000 azioni a 50 centesimi l'una, per esempio, abbiamo avuto una minusvalenza di 500 euro in sostanza. E tuttavia, appunto, queste minusvalenze possono essere sfruttate a compensazione di eventuali altre plusvalenze che dovessimo ottenere in futuro, ma appunto con certe accortezze che oggi vi dirò, in maniera tale da poter fare anche voi una strategia fiscale molto semplice e evitare sostanzialmente di pagare ta più tasse del dovuto. Ecco, non è che è niente di particolare, ma io stesso tante volte non sono riuscito a sfruttarle, tante volte stupidamente, perché magari non conoscevo bene le regole. E quindi ecco, in questo video cercherò appunto di darvi queste regole. Prima, diciamo, di farlo, però intanto rimando al video che avevo già fatto sul discorso di tutta la tassazione, in cui davo un quadro generale complessivo. Vi consiglio di vederlo, lo inserisco qui in descrizione. Comunque, ecco, andando più dettagliatamente sull'aspetto solo plusvalenze e minusvalenze,
Vi ricordo che quando voi aprite un conto corrente e conseguente dossier titoli, appunto per acquistare o vendere strumenti finanziari, se non specificate alla banca una certa tipologia, siete nel cosiddetto regime amministrato. Il regime amministrato consiste nel fatto che è la banca, per conto vostro, a calcolare eventuali tasse, diciamo imposte per essere più precisi, da pagare su interessi che riceviamo, cedole, dividendi, quindi tutte quelle che sono, diciamo, la tassazione su, capitale, imposta sul capitale, e poi invece, diciamo, redditi non da capitale ma diversi, che sono appunto quelli legati a plusvalenze. Cioè, come dicevo nell'esempio all'inizio, se voi invece acquistate un certo titolo a un certo prezzo, lo rivendete al più e quindi, diciamo, ottenete un guadagno, ecco, sull'investimento. La tassazione sulle rendite, diciamo, da capitale, come dicevo, dividendi, cedole o anche gli interessi sul conto corrente, è solitamente al 26%, tranne i casi, appunto, come dicevo, titoli di Stato, di enti sovranazionali, in whitelist, eccetera, in cui è anche quella al 12,5%. Per quanto riguarda invece la tassazione sulle plusvalenze, ha la stessa aliquota. Ma tuttavia a livello fiscale il fisco li considera come due redditi diversi e questo significa che tra di essi non è possibile una compensazione. Per cui se voi doveste ottenere una minusvalenza, una perdita sull'investimento, purtroppo se poi nel frattempo ricevete dei dividendi, delle cedole, quelli non potete portarli a compensazione. Ma siete costretti a, diciamo, a ottenere una plusvalenza per poter eventualmente compensare quel valore. Quindi questo è il primo aspetto. Vi sono i redditi cosiddetti diversi e i redditi da capitale. Ecco, e quindi questa è la differenza fondamentale. Come dicevo, questo tipo di operazione compensazioni, se siete nel regime amministrato, lo fa la banca. Per conto vostro, per cui voi semplicemente acquistate, vendete titoli, ricevete cedole, dividendi, eccetera. La banca calcola quello che dovreste pagare eventualmente di tassazione in base alla tipologia del titolo, eccetera, e trattiene la parte che appunto va come imposta e la versa al fisco per conto vostro, insomma, l'erario. E voi ricevete soltanto l'importo al netto. Lo avrete visto, immagino, quando ricevete per esempio dei dividendi. Tante volte, diciamo, la banca vi manda una comunicazione che dice l'importo lordo, tassazione per esempio al 26%, importo netto, che poi è quello che vi viene accreditato nel conto corrente. Questo è il regime amministrato. Se voi aprite un conto corrente e dossier titoli e non specificate nulla, questo diciamo è il default, nel senso che comunque è la regola. Tuttavia, voi potreste anche chiedere alla banca di dire: no, guarda, io non mi voglio avvalere di questo tuo servizio gratuito, che appunto consiste nel fatto che poi tu versi per conto mio, sei un sostituto d'imposta e calcolano anche eventuali compensazioni di minusvalenze, eccetera, che poi vedremo più nel dettaglio, in seguito nel video. Ma potete anche scegliere, invece del regime amministrato, la possibilità, diciamo, del regime dichiarativo. Cioè, in sostanza, ricevete dalla banca tutti gli importi lordi delle cedole, degli interessi, dei dividendi e anche eventualmente delle plusvalenze. Cioè, nel senso, se voi vendete un titolo, ottenete una certa plusvalenza, la banca vi accredita tutto l'importo lordo. E poi, quando fate la dichiarazione di redditi, a quel punto siete obbligati a calcolare da soli tutta una serie di tassazione che dovreste pagare appunto su tutte queste rendite da capitali o rendite diverse.
dovete calcolarlo da soli e lo versate all'erario, insomma, come avrebbe dovuto fare la banca per conto vostro. L'aliquota è sempre quella al 26% o al 12,50% nei casi previsti dalla legge, quindi non è che andate a pagare di più. Tuttavia, siete poi tenuti a farlo nella vostra dichiarazione dei redditi quando la farete l'anno successivo per l'anno, diciamo, di competenza. Per esempio, non so, adesso nel 2021 fate la dichiarazione di tutti i redditi del 2020. Quindi, se foste nel regime dichiarativo, dovreste stare a scartabellare, vedere tutti i dividendi, cedole che avete ricevuto, tutte eventuali plusvalenze, compensarle con le minusvalenze, fate tutti i calcoli e versate all'erario quel, diciamo, quanto dovete. Allora uno dice: perché fare regime dichiarativo invece del regime amministrato? Di fatto quasi nessuno lo fa, infatti, diciamo, la regola è l'altro, perché è molto comodo, non richiede rotture di scatole, costi, è molto più semplice, eccetera. Tuttavia, il regime dichiarativo può avere alcuni vantaggi, soprattutto per certi soggetti. Intanto il fatto che se voi avete più conti correnti con più dossier titoli, ognuno fa storia a sé, per cui ogni banca fa quei calcoli per il proprio conto corrente, eccetera. Invece, se fate voi tutto il calcolo, potete per esempio compensare le minusvalenze ottenute su un certo conto corrente con plusvalenze ottenute in un altro conto corrente, cosa che altrimenti le banche da sole non potrebbero fare. Quindi, diciamo, dà una maggiore flessibilità nella gestione. Un altro vantaggio è il fatto che mentre se siete nel regime amministrato la banca trattiene subito l'imposta che poi, e poi la versa per conto vostro al fisco, quindi voi ottenete l'importo netto. Nel regime dichiarativo invece voi avete tutta la somma disponibile subito per tutto l'anno di competenza, quindi potete utilizzarla per altre cose, gestirla, eccetera, e poi pagherete tutte le imposte dovute l'anno successivo quando fate la dichiarazione dei redditi. Quindi, soprattutto se avete, insomma, cifre abbastanza consistenti, quei soldi potete sfruttarli durante l'anno. Ecco, insomma, c'è il costo opportunità di quei soldi, fermo restando le imposte che pagate comunque, ma le pagate più tardi e quindi, diciamo, quei soldi nel frattempo potete farli rendere, potete reinvestirli, eccetera. Anche questo può essere un vantaggio interessante. Quindi, diciamo, ecco, sono questi essenzialmente i vantaggi del regime dichiarativo, a fronte però appunto di tutta una serie di costi maggiori, rischio anche di sbagliare, quindi magari spesso dovreste forse rivolgervi a un professionista che magari vi chiede dei soldi. Quindi, ecco, va valutato se ha senso o non ha senso farlo. Questo è importante, dipende da voi quanto ci capite, se siete competenti che magari potete fare questi calcoli da soli, o se magari ve li fa qualcuno ma che magari vi chiede pochi soldi. Insomma, se avete molti conti correnti con cifre importanti, che allora a quel punto l'aspetto fiscale incide, soprattutto la possibilità di compensare, eccetera. La possibilità di sfruttare quei soldi su cui non pagate subito le tasse, ma l'anno successivo, e quindi magari li reinvestite, riuscite ad avere un rendimento da quei soldi, magari significativo. Ecco, insomma, valutate voi. Se siete degli investitori a livello base, penso convenga regime amministrato standard, ovviamente. Non avete pensieri, non avete scocciature, ecco, è semplice. Dopo, quindi tutto quello, diciamo, è come una gestione fiscale a parte rispetto a poi quella che sono le vostre dichiarazioni dei redditi da lavoro, affitti, locazioni, quello che sia, insomma, diciamo, il vostro IRPEF. Invece tutta la tassazione sulle rendite finanziarie è un'imposta sostitutiva. C'è un sistema a parte con questa aliquota fissa al 26% o al 12,50% in alcuni casi, che vale per tutti. Non è che c'è lo scaglione o va nell'IRPEF come
nei casi, diciamo, ecco, di altre tipologie di redditi. Quindi, diciamo, insomma, può avere un vantaggio anche lì investire in strumenti finanziari, soprattutto se avete aliquote IRPEF abbastanza alte, perché pagate il 26%. Sia che siete dei poverini, sia che siete ricchissimi, per esempio, è fissa e è stato fatto, diciamo, non nell'ottica di facilitare i ricchi, secondo me, ma perché appunto facilita tutta una serie di gestioni anche a livello amministrativo, è tutto molto più semplice, più dinamico, anche perché voi potreste acquistare e vendere continuamente titoli, quindi diventerebbe una gestione nell'aliquota IRPEF molto complicata, ecco, quindi questa è la logica. Considerate anche che sono state molto aumentata diciamo, l'aliquota, perché in passato era al 12,50% per praticamente tutti gli strumenti finanziari, per tutte le tipologie, redditi di capitale, plusvalenze, rendite finanziarie, insomma tutto. Dopo invece è stata portata al 26%, sempre col discorso di dire punire i ricchi, le rendite finanziarie, quando invece, come dico sempre, poi chi veramente ha grosse disponibilità, transita i soldi su paradisi fiscali con imposte e aliquote molto più basse, quindi poi alla fine va a colpire, chi rimane in Italia, i piccoli risparmiatori, secondo me. Ma chiaramente per lo Stato, soprattutto per uno Stato come l'Italia con un grosso risparmio privato, insomma, significa per le casse pubbliche un grosso guadagno. Ecco, probabilmente la vera logica, insomma, ecco. Detto questo, vediamo però appunto in questo sistema fiscale che noi abbiamo come poter sfruttare queste plusvalenze e compensate con le minusvalenze in modo intelligente. Insomma, quando voi dovete decidere se vendere dei titoli o meno, quali vendere, quando venderli, avere così un quadro delle regole è molto importante, appunto per evitare degli errori che io personalmente ho commesso tante volte, finendo poi per pagare molte più tasse del dovuto, ecco, anche se avevo cifre piccole, ovviamente, ma insomma, comunque erano soldi buttati via di fatto. Il meccanismo appunto minusvalenza plusvalenza ve l'ho detto. Le minusvalenze realizzate non è che durano per sempre, possono essere compensate entro i 4 anni successivi all'anno in cui vengono realizzate. Quindi, facendo l'esempio, compro delle azioni a un certo prezzo, le rivendo a un prezzo più basso, ottengo una minusvalenza, per esempio, oggi di 1000 euro, per cui una perdita sull'investimento, io questi 1000 euro posso compensarli con eventuali plusvalenze, si spera realizzate, tutti i successivi 4 anni. Quindi, se oggi che è il 2021 la dovessi realizzare, io ho tempo tutto il 2022, 2023, 2024 e 2025. Quindi, fino al 31 dicembre 2025, io posso appunto compensare questa minusvalenza con plusvalenze realizzate entro quella data. Quindi, questa è la scadenza, i 4 anni successivi all'anno in cui vengono realizzate le minusvalenze. Realizzate significa che voi vendete effettivamente il titolo, ovviamente, non devono essere potenziali, cioè, nel senso, finché voi non rivendete un titolo, non realizzate una minusvalenza o una plusvalenza. Tuttavia, questa tecnica, che in inglese è chiamata cosiddetta tax harvesting, cioè, diciamo, letteralmente sarebbe la mietitura, diciamo, della minusvalenza, è utilizzata quando soprattutto si devono vendere dei titoli, si ha bisogno di liquidità e magari si vende un qualcosa in plusvalenza o perché magari servono i soldi o semplicemente perché si ritiene che quell'investimento ormai ha fatto il suo aumento e quindi, diciamo, non si ritiene di venderlo, ma non è che si vende così. Prima di venderlo, uno può dire: aspetta un attimo, visto che vendo un investimento che ha fatto una plusvalenza e su quella plusvalenza devo pagare il 26%,
Vediamo un attimo se ho delle minusvalenze per compensarlo. Se io magari ho una plusvalenza di 1000 euro, vendo magari dei titoli in minusvalenza fino a realizzare una minusvalenza di 1000 euro, poi vendo quel titolo che invece ha guadagnato e a quel punto non pago tasse sulla plusvalenza. Quindi in alcuni casi può avere un senso, soprattutto se vendiamo dei titoli in minusvalenza che si ritiene comunque che non è che possano risalire, perché partiamo sempre dal presupposto che l'obiettivo è non avere minusvalenze, quello è il primo obiettivo, non tanto averle per poi compensare così solo il 26% di queste perdite, perché comunque noi realizziamo una perdita, quindi il recupero fiscale è una piccola parte. L'ideale sarebbe non avere minusvalenze in modo che appunto vuol dire che abbiamo sempre guadagnato. Però se così non è, come spesso purtroppo non è, magari se dobbiamo vendere qualcosa in plusvalenza, prima guardare se c'è qualcosa in minusvalenza che riteniamo utile vendere, ovviamente, perché può essere anche che una cosa è in minusvalenza temporanea, però magari uno dice poi risale. Allora non lo so, ha senso venderle, bisogna valutare, ecco. Se dobbiamo vendere qualcosa in plusvalenza, sì, uno la compensa subito e non ci paga tasse, ma così venderle per poi dire le utilizzeremo chissà quando, no, anche perché comunque, come dicevo, hanno una scadenza di 4 anni successivi, quindi non è che durano per sempre. Quindi valutate prima di vendere qualcosa in perdita, se ha senso anche per la compensazione. Tuttavia, dicevo, non è che tutte le minusvalenze possono essere compensate con tutte le plusvalenze. Dipende su quali strumenti finanziari le realizzate. In generale ci sono le tabelle su internet. Io avevo anche messo una tabella sul precedente video, quello sulla tassazione, appunto, in cui c'erano tutti gli strumenti finanziari, azioni, obbligazioni, ETF, fondi, ETC, ETN, eccetera, insomma, tutta una serie di strumenti, cosa è compensabile con cos'altro. Come regola, in generale, le minusvalenze, realizzate su strumenti finanziari, possono essere compensate con plusvalenze realizzate con azioni, con obbligazioni e con diciamo strumenti come ETC, quindi diciamo exchange traded commodities, ETN, ecco, insomma, simili, e mentre bisogna stare attenti perché purtroppo le minusvalenze che abbiamo, diciamo, realizzato, tante volte non sono compensabili con le plusvalenze ottenute su ETF e fondi di quelli cosiddetti armonizzati, cioè quelli che rispettano la normativa, diciamo, europea e quindi vanno nel regime amministrato, perché poi ci sono anche fondi ed ETF non armonizzati che in quel caso non sono tassati al 26% col sistema del regime amministrato, ma in sostanza vanno in dichiarazione di redditi come redditi ordinari e quindi li pagate nella vostra aliquota IRPEF. Insomma, questa è un po' un'eccezione. La materia fiscale è molto complessa con 1000 eccezioni, quindi ecco, io parlo ovviamente in generale, ma ci sono tutta una serie ovviamente di elementi specifici che vanno sempre visti, ma tendenzialmente ecco, io parlo in grandi linee. Quindi questi fondi ETF e questi fondi, diciamo gli ETF armonizzati, purtroppo se fate delle plusvalenze su questi fondi, sostanzialmente ci pagate sempre le tasse sulle plusvalenze, perché anche se avete realizzato delle minusvalenze, non potete compensarle con queste plusvalenze. Questo è un aspetto da valutare. Io, per esempio, l'ho scoperto a mie spese, avevo venduto dei titoli in perdita. Quando dovevo poi vendere degli ETF in cui facevo delle plusvalenze e con mia, diciamo, brutta sorpresa vedevo che appunto, ho detto, ma come? Perché mi hanno trattenuto il 26% su questi? E poi ecco, è venuto fuori che ho fatto due approfondimenti da solo e ho capito il perché, che era appunto questo.
La logica, io sinceramente non so quale sia, ritengo forse il fatto che i fondi, gli ETF, possono essere strutturati con un sistema di accumulazione, di reinvestimento degli interessi, per cui forse non sono le vere e proprie plusvalenze sul prezzo, ma forse, diciamo, il legislatore fiscale ha pensato possono essere strutturati in maniera tale da trasformare le rendite dai dividendi e cedole in finte plusvalenze e quindi io le tasso comunque, perché se no può essere un sistema elusivo che magari un fondo riceve tutti i dividendi, tutte le cedole, le reinveste, quindi va a aumentare il prezzo perché chiaramente il patrimonio dell'ETF o del fondo aumenta, quindi realizza delle finte plusvalenze, finti aumenti di prezzo che in realtà sono soltanto tramutati in un accumulo di quel capitale. Quindi, visto che pagate il 26% sui dividendi, eccetera, allora io te lo tasso comunque in maniera tale che comunque non scappi. Ecco, io penso sia questa la logica, una mia ricostruzione interpretativa, però credo sia questo. Fatto sta che magari quando acquistate dei titoli di strumenti finanziari, soprattutto se avete delle minusvalenze da recuperare, allora i fondi, gli ETF non sono gli strumenti adeguati. Ovviamente partite sempre dal presupposto che l'aspetto fiscale è solo uno degli elementi da tenere presenti. È inutile magari comprare uno strumento finanziario sbagliato per le vostre esigenze solo per recuperare fiscalmente forse qualcosa. Perché chiaramente poi se perdete e comunque ci avete rimesso, anche se riuscite a recuperare solo quel 26%. Quindi questo è un discorso generale da tenere presente. Nello specifico, se volete compensarle, c'è questo problema: ETF e fondi armonizzati non possono essere compensati le plusvalenze ottenute su questi con altri, diciamo, minusvalenze che avete accumulato. Diverso invece è il discorso opposto, cioè se voi avete comprato un ETF, un fondo, e l'avete rivenduto con una minusvalenza, questa minusvalenza può essere utilizzata per esempio a compensazione, non so, di una plusvalenza ottenuta per esempio con delle azioni o delle obbligazioni, quindi vale il discorso opposto, soltanto se guadagnate con fondi ed ETF. Poi ripeto, comunque posso mettere nel link giù, diciamo sulla descrizione, così il collegamento ai siti che fanno queste tabelle, quindi magari poi avete una visione più chiara del problema. Però è essenzialmente questo. Vi è poi diciamo, un discorso a parte per le obbligazioni cosiddette zero coupon, di cui avevamo parlato in uno dei miei primi video, cioè quelle obbligazioni che non danno una cedola periodica, ma vengono emesse sotto la pari, quindi a un prezzo, diciamo, più basso, e poi vengono rimborsate a un prezzo più alto, alla pari, appunto. Quindi, per esempio, un'obbligazione zero coupon da 1000 euro nominali, viene emessa, non so, per esempio 800 euro l'una, dura, non lo so, 5 anni per esempio, e rimborsa 1000 euro. E quindi in questi casi potrebbe essere una finta plusvalenza, ma in realtà sono, diciamo, degli interessi, appunto, degli interessi nel senso delle cedole mascherate. Quindi il legislatore, anche qui fiscale, fa un sistema un po' ibrido nel calcolarlo, cioè dicono parto dal prezzo di partenza, ecco l'esempio mio 800, 5 anni è 1000, quindi io ritengo che quei 20 in 5 anni dovrebbero rendere per esempio 4 l'anno, per esempio, quindi quei 4 io li considero una, diciamo, una cedola in sostanza, e quindi ci si paga il 26% e non è una plusvalenza. Se però l'obbligazione zero coupon aumenta di valore oltre questo, perché magari diminuiscono i tassi, eccetera, allora su quel differenziale lo considero una plusvalenza. E quindi, diciamo, vengono fuori dei calcoli un po' incasinati, complicati e difficilmente calcolabili e prevedibili da un utente. Quindi
Le obbligazioni zero coupon, da questo punto di vista, sono strumenti ibridi che io sconsiglierei per le compensazioni, perché magari possono sembrare che hanno fatto delle plusvalenze, ma poi in realtà per il fisco queste sono molto più contenute, ecco, quindi valutate bene. Come dicevo, poi non possono essere utilizzate a compensazione cedole o dividendi, insomma, ecco, quelli comunque ci dovete pagare sempre il 26% proprio perché per il fisco sono dei redditi diversi. Io spero, ecco, di essere stato chiaro. È una materia molto tecnica, quindi soprattutto a voce può creare confusione. Fatemi sapere, ecco, cosa ne pensate, se volete degli approfondimenti su questo aspetto e eventualmente anche nei commenti scrivetemelo sotto. Comunque, ecco, questo è, diciamo, il sistema. Valutate bene. Io poi farò anche dei video, sempre su altri aspetti fiscali, con l'obiettivo appunto di fare in modo che non paghiamo più tasse del dovuto, ecco, in sostanza. Ovviamente una strategia fiscale intelligente, nulla a che fare con l'evasione o con l'elusione fiscale, anche perché io parto dal presupposto che uno fa dei risparmi fiscali, eccetera, per avere più soldi che servono a vivere una vita più felice, più serena, più tranquilla. Se per fare più soldi uno deve vivere nell'ansia o comunque avere tutta una serie di problemi, eccetera, così per avere qualche soldo in più, ma con molte più preoccupazioni, secondo me non ha senso, ecco. Però tutto quello che la legge ci consente di sfruttare per pagare meno tasse, io penso sia, insomma, logico utilizzarlo e anche moralmente giusto, insomma, ecco, pagare il dovuto, non di più, magari facendo errori o per pigrizia mentale, come invece molti purtroppo fanno, perché magari queste normative sono complicate, intricate, farraginose, e quindi tante volte si sbaglia, ecco, nelle nostre strategie. Quindi questo è importante, ripeto, può sembrare così una cosa di poco conto, ma magari sono anche centinaia, se non migliaia di euro in più all'anno che noi possiamo risparmiare in tasse semplicemente prima vendendo i titoli in perdita e poi vendendo eventualmente quelli dove realizziamo una plusvalenza. In questo modo, ovviamente, va fatto prima l'uno e poi l'altro. In questo modo la banca non trattiene diciamo, l'imposta sulla plusvalenza, ma soltanto per la parte, prima la compensa con la minusvalenza, quindi soltanto se eventualmente c'è di più. Cioè, ne spiego, nel senso, se noi abbiamo le minusvalenze per 1.000 euro e magari una plusvalenza per 2.000, comunque prima vendiamo il titolo che perde 1.000 euro, poi vendiamo quello che ne guadagna 2.000, la banca fa automaticamente, fa la compensazione nel regime amministrato oppure nel regime dichiarativo, lo facciamo noi, e paghiamo il 26% soltanto sulla differenza, su quei 1.000 di differenza non compensati. Quindi ovviamente si può fare così, oppure all'opposto, se abbiamo una minusvalenza di 1.000 euro e una plusvalenza di 500, intanto uno compensa quei 500 e non ce la paga su quei 500 nessuna plusvalenza, rimane accumulata una minusvalenza di 500 che possiamo utilizzare in futuro fino alla scadenza. Ecco, ovviamente questo è, insomma, è tutta la strategia. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io, come sempre, vi chiedo di iscrivervi al canale se non lo avete fatto. Se vi interessano questi argomenti, anche diffondete i video, condivideteveli. Qualche mio amico vedo che lo fa e mi fa molto piacere, lo ringrazio. Insomma, anche su altri social, Facebook, eccetera. E fatemi sapere nei commenti, anche se vi interessano questi video di approfondimento fiscale, magari un pochino più tecnici, ma penso anche più concretamente utili per tutti, e soprattutto perché fanno risparmiare, insomma, soldi, ecco. Grazie e ciao a tutti, a presto.